稲妻イレブン GO ストライカーズ2013。Salve a tutti ragazzi, sono Mazzi Gazzetto e bentornati su questa nuova puntata di Inazuma Eleven Go Strikers 2013 per una nuova bellissima e insostante avventura. Allora, bentornati. Oh, stiamo arrivando quasi alla fine, quantomeno del girone delle amichevoli da finire. Poi dovremo recuperare quelle in cui ho preso solo oro e fare platini. Ma stiamo appunto avvicinandoci alla fine. Come al solito tolgo l'audio perché la musica di questa sezione qua è copyrightata, perfetto, quindi voi adesso non sentirete più l'audio. Ho già sistemato la squadra in modo da non tediarvi troppo in queste schermate. Lo stemma, avete chiesto quello della Neo Japan, e quello della Neo Japan è questo, c'era già, non ricordo male, o forse l'avevo già cambiato, mentre la maglietta è quella della Zero, e quindi ho detto vabbè, perfetto, mettiamo la maglietta della Zero. Come formazione invece ho scelto una che mi avete consigliato voi, e proprio l'ho fatta completa, cioè ho proprio preso completamente la formazione che mi avete consigliato e l'ho messa. Allora, dovevo finire giusto di potenziare lui. Olè. Perché mi servono portieri vento, ma ho detto, ma perché non metterci Blasi, se non ricordo male si chiama, no? Vabbè, lo chiameremo Gigione, perché comunque è il portiere dell'Italia. Tutto il resto dovrebbe essere a posto, i personaggi ci sono. Va bene, perfetto. Ci sono anche dei giocatori relativamente inutili, ma semplicemente così, perché è divertente. Allora, ciao cara. Come eravamo messi, dovevamo sfidare i Destructors, giusto? Sì. Ci mancano solo Destructors e Legend Japan, in effetti. E poi dobbiamo recuperare gli ori della Neo Japan. Della prima Raymon ho preso oro, ok. Della Zeus che ho preso oro. E basta. Ho altri ori? Sì, contro il quinto settore. Basta, perfetto. Quindi, andiamo a combattere con i Destructors, livello 3. I Destructors, devo dire, non sono niente di eccezionale. Riattiviamo l'audio. Ma quantomeno non hanno... diciamo, non sono niente di eccezionale e il loro portiere non vale abbastanza un'attacca. Quindi facciamo gol abbastanza tranquilli, anche se... Ho gente albero perché? Il portiere non è montagna? Ricordo male io? Ah no, è vero, sei tu. Sì, il portiere è montagna, ma tecnica più forte quella vento. Quindi così, per variare un po' facciamo attaccanti albero, perfetto. Quindi ho tutti attaccanti albero. Centrocampisti avanzati, come vedete abbiamo i fratelli Blaze. I fratelli Blade, scusate. Poi Temma è bellissimo Kido. E la difesa, la solita difesa incommensurabile, incredibile. Panchinari li vedete e niente, direi di poter cominciare. Quindi, via! Allora, Olè, mi alzo un po' il volume perché non stavo sentendo l'audio. Allora, dicevamo, diciamo penultimo episodio della... regolare penultimo episodio, però tecnicamente appunto dovrò lo stesso giocare altre partite per recuperare i platini. Ah, subito così mi prendi palla, va bene. Allora, come al solito devo cercare di ricordarmi un po' i tasti. Ok. Bravissimo Gamma, ok. Perché ho fatto una partita di pratica per ricordarmi bene i tasti in modo da non fare le figure barbinissime che ho fatto la scorsa volta. No, Shu. La palla Shu. Non a Giuda, non a Vladimir. Qualcuno lo fe... Bravo. No, vabbè. Oh, quanto odio il... Non so, il bacino floreale. Che carino. Che carino che sei. Qualcuno ferma sta donna? Qualcuno la ferma, per favore? L'ho fermata io. Olè, la musica che c'è sotto, tra l'altro, è quella di entusiasmo. Minchia, c'hanno tutti. Fermatela. Fermatela che la donna in pigiamino ci fa gol. Boom. So grosso come una montagna. Ma che bello che sei. Tanto quanto mi piace il design di Jack adulto col pizzettino verde. Sta veramente una favola sta. Grazie Vladimir. Allora, nessuno dei miei al momentum? Porco Giuda. E che cazzo. Bene, bacino floreale. Anzi, bacino floreale d'artificio. Ah no, tira Vladimir un po'. Dai. Perfetto.
Mazza boia. Allora. Oh. Per me. No, dai, da laggiù. Vabbè, questa è onda energetica oscura della rosa. Perché sono dato una mossa di livello 2? Perché sono scemo. Oh, ha parato. Una delle poche volte che vedrete mai Fans of Gaia parare qualcosa. quanto fai schifo. Allora, ecco, adesso non... Avete un po' rotto le balle, se posso permettermi. Tu che fai? Come volevo vedere Astro Break? Mazza! Qui andiamo proprio di un'energetica una dietro l'altra. Vai! Mamma mia, ti divento gigante e spiazzo la palla! Adoro il portiere dell'Italia. Purtroppo non posso dargli la Colosseum Guard, che era la sua mossa iconica, perché è scarsa. E quindi mi farebbero gol molto facilmente. Già non è un portiere fortissimo. Oh, e mo saluti. È bellissimo sto Cashin Arden. Vai. Proprio attacco protonico satellitare, vai. E tu che fa? Buco luminoso, però sono un po' male, se posso dire. Comunque sono anche qui durante la partita così per fare due chiacchierine e annunciarvi che un utente durante le numerose live che faccio e che nessuno di voi si caga, quasi nessuno, mi ha aiutato a risolvere un problema che avevo su Inazuma Eleven, ma non Inazuma Eleven Go Strikers, Inazuma Eleven qualcosa, Inazuma Eleven, il primo Inazuma Eleven per Nintendo DS, il che vuol dire che tra poco, una volta... Devo ancora pensare, ditemi voi, preferite che prima finisca questa serie e poi... Dato che adesso... Dato che ho un obiettivo, mi sbrigherò un po' di più sicuramente. E... Perfetto. Aia! Sono già pronti? Vabbè, vai Temma. Kagebushi no stilo! Suppetea! Bravissimo. E ti interrompo la furia, perfetto. No, ho visto quest'uomo pronto. Vai. Quest'uomo? No. Porca miseria. Mi sembrava di aver dato una mossa combinata. Mi ricordo male io. No. Sei bellissimo, però Jack è troppo più forte. Guarda. Becca desta montagna. Proprio altissima, purissima, montagnissima. Quindi, vi chiedo un attimo il vostro parere. Porca miseria. Sempre bacino floreale d'artificio, va bene. Magical Flow. Sì, prima finire tutto, oppure iniziare subito, tipo, il primo gennaio, come buon anno nuovo, con la prima puntata del primo Inazuma Eleven per Nintendo DS. Per il primo Nintendo DS. So che sono più belli gli altri e tutto il resto, però dobbiamo iniziare da qualche parte. E questo cos'è? Mossa ma ricordo. Ah, è tipo com'è che si chiamava? Questo è copyright della Zeus, però ragazzi, salto temporale. Chiedo scusa, ma è salto temporale. Non c'è nessuno pronto a tirare? Sì! Vai Kevin! Madonna, frantumalo. Vai Kevin. Vai Kevin! Mamma mia, soffio del drago blu elettrico. È bellissima sta mossa. Ah, sempre buco divino dorato? Ah, la parata? Ah, ok. Ed era una mossa di livello 2. Ok. No. Sto primo tempo non è andato bene. Cioè, ho fatto un gol, ma devo farne almeno altri due. E loro hanno fatto più tiri di me. Penso sia la prima volta che succede che fanno più tiri di me gli avversari. Kevin, sei bellissimo, però, minchia, non riesce a fare gol. Mi sa che è tempo, un attimo tempo di una sostituzione tattica. Axel, tu sei pronto? Che sei pronto. Mancherebbe. Ecco, vorrei questa mossa, se possibile. Con questa mossa, con l'unica mossa che puoi fare. Doppia direzione va bene. Ok. Kevin, mi dispiace. Mi dispiace, ma non mi servi. Kido neanche mi serve particolarmente, però lo lasciamo lì.
Però fa un po' ridere il fatto che Kevin venga sostituito da Axel. Vabbè. Pronto Gamma? L'unico autore del gol. Qualcuno lo fermi! Cazzo, una vacca miseria. Prigione della morte funesta della morte. Ok, questo è gol. Porca di una vacca, devo fare altri tre gol. Sì. Purtroppo i tiri cash-in non possono essere parati se non dai cash. Praticamente non possono essere parati se non dai cash-in. Merda. Quindi devo fare tre gol in questo tempo. Se no devo recuperare anche questa partita. Vabbè, andiamo giù duro. Shu, finalmente hai pronto il tiro. Oh, grazie. Beh, se non era troppo disturbo, intendevo. Olè, e anche questo è gol. Vieni, demone meraviglioso. Vai, aspettate. Potenzio. Stoccata galattica della spada mortale. Funesta. Davvero? Hai questo? Hai davvero questa come mossa? Non avevi tipo il tornado rosso che scendeva? No? Oh, ci sono rimasto un po' male. Cioè, ma male, oddio. Cioè, con cazzo, sinceramente. Sono rimasto un po' stranito, sopra più che altro. Non possiamo cominciare a perdere palloni così, però, Qualcuno fermi quest'uomo! No, Ecco, qualcuno doveva vedere anche Extend Zone, vedete? Eccola qui. Senza volere. Sì, se Jack si fosse attivato un attimino prima sarebbe stato bello, Vai! Pugno del titano! Oh, beh, bellissimo. Bravo. Bravo, però Jack, cazzo. Quella difesa. Vai, Nathan. Rasengan! Bravo, bravo Nathan. So che su Nathan posso sempre contrare perché è il più figo di tutti. Olè, e cominciamo con i mixi max al volo. Oh, che da... Devo dire che gli occhiettini così luminosini sono molto belli, sono molto Gaia anche però. Vorrei riuscire a tirare anche da un po' lontano, dovrei fare gol! Vai! Te la tiro come Gemon, mi giro perché cool guys don't look and shoot. Ora usi il 3, maledetto. Vai, buco celestiale! Cacchio la parata. Ero troppo lontano. Vai! Kyosuke! Boom! Qualcuno fermi quella donna! Jack è troppo il più forte, non ci puoi fare un cazzo! Boom! Altissima, purissima, montagnissima. Vai, Jack! Fatemi spazio, adesso vado a fare gol. No, come sei stanco? Per quale motivo tu sei stanco? Scusami, Vladimir. Perché? Andiamo a fare gol, per favore. Capitano. Dai. Dai. Tiro come Gemon. Cool guys, don't look at shoot. Però a sto giro lo facciamo entrare. Vai, buco divino, bellissimo. No, non entra. Porca di una miseria. Non entra. Non entra comunque. Devo usare i cash-in, devo usare, niente. Che storia. Cioè, vedete, uno si prepara tutta la squadra, tutta fatta bene, tutta carina. Cazzi e mazzi. Oh, il cash-in armed, ti spano. Grazie. Vai. Valpadana in my heart. Ma che bella. Cioè non può fare tutte le combo, tutte le cose fighe che vuole, ma alla fine deve usare i cash, se no non funziona. Andiamo. 3 e cash in. Olè. Dai, vai Gamma. Bellissimo. Dai, tiro protonico della galassia energetico. Questa volta è gol. Mi dispiace, bravissimo, però stavolta è gol. Sorry. Ma hai fatto tipo 900 Shining Gold che costano 60. E hai ancora 100, 120 punti.
Ok, devo fare ancora un gol e non prenderne, sì. Soprattutto che la vedo la cosa più complicata è non prenderne, perché adesso sto qua, tira col cash e ne fa gol. Porca di miseria. Godo no ho Astarotto. C'è qualcuno in mezzo alle balle che può provare? Ovviamente no. Vabbè. Vabbè. Niente, dovrei fare altri due gol senza prenderne troppo poco tempo. Mi sa che il platino sto giro ce lo sogniamo. A parte che il loro furore si rigenera più rapidamente del nostro, non ho capito bene il motivo. Immagino che tra poco lo useranno. Eccolo lì, infatti. Oh, ho preso palla io, non me ne ero neanche accorto. Vai. Bacino floreale d'artificio. Qualcuno fermi, per favore. Nathan. Grazie, Nathan. Vai, Rassenga, Nathan. Grazie, Nathan. Ti ringrazio. Qualcuno che fa il suo lavoro in sta squadra. Shu, sei ancora pronto? Figuriamoci se sei ancora pronto. Bravi, eh. Bravi, ma no. Niente. C'è storia. Ah, anche questo è tipo salto temporale copyright free. Ma che bello. Che bei labbrini che hai, tra l'altro, te. Ah, chi la passi? Qualcuno pronto a tirare? Nessuno è pronto a difendere? Siamo seri? Oh, cacchio. Ti strizzo fortissimo la palla. Bella come. Ma in teoria da Spear mi sembra sia un tiro fuoco. Questa è una parata montagna. O S di parata servirà qualcosa. Oh, grazie. Migo non rito metà. Riusciamo a fare almeno un altro? Dai, Shu. Che cacchio? Shu? Grazie. Dai, un altro gol. Oh, vai. Demone dei cieli. 1, 2, 3. Stoccata della spada demoniaca infernale. Il famello viene. Quanti ne hai barati, tra l'altro, a sto giro? Porco giuda. 4-2. Olè. C'è, caro. Ah, potrei anche. No, la vedo. La vedo quantomeno difficile. Dovrei passarla a qualcuno pronto con un cash-in, perché a quanto pare funziona solo quello. Che Axel è tanto bello, tanto bravo, ma. Ah, loro hanno anche il furore pronto, certo. Sto per dire. Qualcuno arriva? Vai! Dai, tornano di fuoco in doppia direzione, ma che belli. Ma guarda che carini e sincronizzati che siamo. Ti prego, Axel. Dai. Ma va, fan. Niente. Jack ha deciso, ma io tiro, tanto ormai è finita. Che cazzo fai, Jack? Vai, un'altra. Bravo, Jack. Purtroppo il tempo è finito. Ma nessuno che mi da. Niente, è finito il tempo. Se quel imbecille di Vladimir andava proprio avanti, facevo il gol con lo. Vabbè. Ah, odio avere portieri scarsi. Vabbè, dai. È un oro comunque. Dobbiamo recuperarla. Yay. Qualcuno se. Piripipi cos'era? Beh, vabbè. E in teoria nessuno dovrebbe aver. Forse qualcuno ha imparato delle tecniche tra di loro? Tipo te? Che è aumentato tantissimo con tutti, ma. No, con Shu non hai ancora la tecnica. Che cacchio era quella roba? Te con qualcuno? E in teoria. Vabbè.
Lo scoprirò poi, probabilmente. Mi sembra di aver messo un tiro combinato tra i due fratelli, ma a quanto pare avevo messo l'Armed. Beh, vabbè. Oro. Ce la facciamo bastare. Comunque, prossima partita sarà contro la Legend Japan. Quindi andiamo velocemente a vedere subitissimo come... Di che giocatore è formata, ma lo sappiamo, direi. Comunque, nel dubbio. Andiamo a dare un'occhiata. Cazzo. Abbiamo in porta il mitico Mark, madonna, tutto al massimo, tutto al massimo. C'è chi tiri, guardalo. Però ha parata da 50 perché ha mano di luce V, non ha... Ah, ma è tutto da 50 in effetti, è vero. E in attacco ci dobbiamo preoccupare sia di Fubuki che di Goenji. Goenji ha di tiro? Ma va? E Kido invece ha 7... A S? Te quanto hai? A. A. B. Tu sei un attaccante, non ho mai capito bene che ti faccio in difesa, però vabbè. Quindi mi devo preoccupare più di te. Chiudi, mi servono... Albero? Per non saper né leggere né scrivere, forse sarebbe meglio un portiere fuoco. Perché così... Non sarebbe forte contro di te, ma non sarebbe neanche debole contro di te. E se non dovrei mettere albero, e albero te me lo fai. Se metto montagna te me lo fai. Quindi mi serve o un vento o un fuoco. Quindi va bene, perfetto. Ci sta. Quindi ditemi un bel portiere o vento o fuoco. Però sto giro devono essere forti, perché sti qua sono fortissimi. E direi che togliamo l'audio come al solito. Ci vediamo alla prossima puntata. Fatemi sapere per quella cosa che vi ho chiesto del primo Inazuma per DS. E ci vediamo alla prossima, ragazzuoli. Come al solito, consigliatemi stemme e tutto il resto. E formazioni, come al solito, a questo giro neanche proprio usata una intera. Quindi, ci vediamo alla prossima, ragazzi. Bye!